Tanto diciamo che dopo l'operazione di Caivano, che ha portato, se non sbaglio, al sequestro di 28 grammi di cocaina, che è qualcosa, diciamo, di no, uno dovrebbe dire è stato un fallimento quell'operazione lì, è stato uno show, questo è stato, ma si continua a insistere sulla strada sbagliata. In questo decreto, nella bozza che abbiamo visto tutti quanti, speriamo che cambierà, ma io dubito che cambi in meglio, si va addirittura a modificare il testo unico sugli stupefacenti. In quale direzione? Aumentando le pene per i fatti di lieve entità. Ora, noi sappiamo che per i fatti di lieve entità in Italia in 7 casi su 10 si va già in carcere. Nella scorsa legislatura abbiamo esaminato una nostra proposta che andava nella direzione opposta e tutti gli auditi ci hanno detto che quella è la direzione giusta, magistrati, assistenti sociali, esperti della materia, medici. Il punto non è mettere nuove persone e soprattutto mettere i minorenni in carcere, perché in quel decreto c'è un'altra norma che dice che per le violazioni del 73, dell'articolo 73, cioè sempre per possesso, spaccio, cessione di sostanze stupefacenti, si deve andare in carcere per i minori. Non so se ci rendiamo conto, cioè è il mondo capovolto davvero, ma questo qui che il governo ci sta offrendo, non quello di Vannacci, cioè ragazzi, ragazzini che ovviamente vanno aiutati, vengono mandati in carcere automaticamente e anche per fatti di lieve entità. Io credo che sia una follia. Poi è gravissimo che per decreto si modifichi ancora il codice penale, norme penali. Noi su questo ci rivolgeremo direttamente al presidente Mattarella.